Grazie Presidente. Si tratta di una mozione necessaria per garantire l'estensione dell'utilizzo della firma digitale ai componenti dell'Assemblea Capitolina, ma può essere, diciamo, uno strumento per iniziare a ridurre la carta all'interno dell'amministrazione. Ora, affrontiamo un attimo questo tema perché ritengo che sia molto importante. Noi abbiamo un'amministrazione capitolina che spesso e volentieri, ma lo sappiamo tutti, insomma, per poter anche fare un semplice protocollo, stampiamo, diciamo, su carta, firmiamo, scansioniamo il documento in PDF e poi di fatto lo inoltriamo alle varie strutture e di Scusi fatto consigliere, la interrompo solo perché vedo che è rientrata la consigliera sì. Ficcardi, forse era prenotata per l'illustrazione della. No, fai pure e poi fai dichiarazioni di voto. Sì. Bene, allora. Procediamo, E non c'era, quindi insomma. vado avanti. Andando avanti, quindi noi abbiamo questa possibilità oggi di cominciare a fare un passo in avanti. Con l'entrata in vigore del codice dell'amministrazione digitale, che è il decreto legislativo 82 del 2005, di fatto è stato promosso e richiesto alle pubbliche amministrazioni di avviare la digitalizzazione della PA. Quindi noi dobbiamo prima di tutto garantire che le attività, anche in questo caso politiche, diciamo, dei consiglieri capitolini, ma anche tutte le strutture, speriamo anche municipali, possano diciamo, avviarsi verso una totale digitalizzazione, quindi che si possa promuovere un documento, dei documenti o degli atti politici che siano nativi digitali, quindi attraverso delle firme digitali. Già avviene nel nostro paese, ad esempio nel processo telematico, insomma, per il quale gli avvocati possono depositare telematicamente per alcuni atti, insomma, gli atti direttamente digitalizzati. Questo potrebbe garantire un risparmio all'amministrazione capitolina. Quindi il nostro compito, Presidente, è quello di avviare prima di tutto una dematerializzazione della carta di quello che c'è e una digitalizzazione con questo impegno, lasciando poi all'intervento per la dichiarazione di voto la consigliera Ficcardi. Grazie. A lei, consigliere.